Hello bella gente, benvenuti in questo nostro video. Io sono Irene e oggi ci troviamo nel 22esimo episodio dei Vlogmas, sempre qua sul canale. Ragazzi, ne mancano solamente 3 e abbiamo finito. GG. Sono davvero molto contenta in realtà di come stanno andando questi Vlogmas, perché nonostante il fatto che io abbia abbandonato tutti i gruppi di spam, come già vi ho detto, eccetera, e che li stia spammando, tra virgolette, li sta condividendo sui miei social davvero molto poco, stanno comunque andando bene e i video che secondo me meritano di più di questa serie di video, appunto, stanno comunque facendo le visualizzazioni che meritano. Quindi questo vuol dire che i gruppi, appunto, di spam ormai non servono davvero proprio più a nulla e che vi devo ringraziare, perché senza di voi probabilmente il mio canale non sarebbe niente, anzi non probabilmente ma sicuramente. Quindi io direi di iniziare subito con questo video, che forse sarà più breve degli altri. Lo so che l'ho già detto in un altro video di questa serie, però probabilmente questo sarà davvero più breve degli altri perché c'ho un sacco di roba da fare, ho un sacco di pagine ancora di diritto da riassumere e quindi non mi posso prolungare più di tanto a fare questo video, perché poi lo devo editare tutto il resto e devo finire diritto assolutamente. Oggi parliamo dei vantaggi di essere persone mattiniere. Per chi mi segue sa che io ho avuto sempre la tendenza a svegliarmi presto, sia comunque quando dovevo andare a scuola, sia qua adesso che praticamente non ci sto andando più. E comunque sì, ho sempre avuto questa tendenza, per fortuna o per sfortuna, poi dipende dai punti di vista. Oggi quindi vi andrò ad elencare 5 vantaggi di essere persone mattiniere. Il primo vantaggio è quello di svegliarsi presto, quindi avere di conseguenza molto più tempo per fare tutto. In realtà il tempo è una cosa relativa, perché se vi svegliate alle 3 del pomeriggio però poi andate a dormire alle 3 di notte, potenzialmente avete lo stesso tempo a disposizione di una persona che si sveglia presto la mattina. Però comunque ci sono cose diverse da poter fare in quel lasso di tempo. Ad esempio, io mi sveglio presto la mattina alle 7:30, per esempio, per dirvi. La mattina io posso uscire, posso andarmi ad allenare, posso fare pressoché tutto, perché comunque stanno aperti i negozi, i bar, eccetera. Mentre poi alle 3 di notte, ovviamente, capite bene che sto da sola. Posso magari sì lo stesso allenarmi, però magari lo devo fare in casa, non posso andare in palestra perché la palestra magari alle 3 di notte sta chiusa. Quindi dipende molto dalle cose che volete fare voi in quel lasso di tempo. Però reputo comunque che svegliarsi la mattina presto dia anche un senso più di produttività, insomma. Ora, io vi passerei subito al secondo vantaggio, ma mi si è appena bloccato il computer e si è spento, quindi lo riavviamo. Ok, rieccomi, perché ovviamente io ho bisogno di fare le cose in modo veloce e ci sono tutti i problemi del caso che non mi permettono di farlo, perfetto. Allora, il secondo vantaggio di essere persone mattiniere è quello di poter uscire a fare la spesa prestissimo, andare dal medico, cose del genere, e non trovare fila. Cioè, raga, è una sensazione soddisfacente. Tipo stamattina sono uscita a prendere il pane, di solito fuori dal panificio quando mi sveglio un po' più tardi, e comunque quando scendo più tardi c'è una fila incredibile e ci sono almeno 10 persone ad aspettare. Stamattina sono scesa esattamente alle 9 da casa, perché mi sono svegliata alle 8, quindi giusto al tempo di fare un attimo colazione e di vestirmi, e sono andata a prendere il pane. Erano le 9, stavo solo io fuori dal panificio, solo io. Infatti il tempo di arrivare sono subito tornata ed è stato davvero soddisfacente e rilassante. Quando non devi aspettare, è davvero sempre rilassante. Il terzo vantaggio di essere una persona mattiniera è il fatto che se lavori o che comunque se studi e quindi vai a scuola, per esempio, oppure vai in università, anche dopo lunghi periodi di ferie non ti peserà svegliarti presto. Conosco tantissime persone che quando hanno dei lunghi periodi di festa o comunque anche dopo un weekend sono davvero appesantite dal fatto di doversi svegliare presto per poi andare in università, al lavoro o quel che sia, perché appunto sono persone dormiglione a cui piace svegliarsi quando possibile alle 15, a mezzogiorno, comunque abbastanza tardi, come mio padre. Anche mio padre fa così, si sveglia davvero tardissimo quando sta di festa la domenica. Il quarto vantaggio di svegliarsi presto è il fatto di poter sfruttare il tempo in cui gli altri dormono per poter fare cose che richiedono concentrazione maggiore. Ad esempio, se
state in una casa in cui tutti la domenica mattina, per esempio, si svegliano a mezzogiorno e voi vi svegliate alle 7, potete usare quel periodo dalle 7 a mezzogiorno per fare delle attività che vi richiedono tanta concentrazione, come potrebbe essere magari la lettura oppure lo studio. Il quinto e ultimo vantaggio per questo video delle persone mattiniere è che anche se la sera vai a dormire più tardi del previsto, sarai comunque in orario il mattino dopo, perché il tuo organismo ha ormai un orologio automatico che ti farà svegliare sempre alla stessa ora più o meno, quindi non sarai in ritardo. Mi è capitato davvero molte volte di prendere appuntamenti con persone che poi magari non si sono svegliate perché sono le cosiddette persone dormiglione, diciamo, e quindi non sentono le sveglie pur volendo, cioè non ce la fanno proprio, più forte di loro non riescono, e quindi molte volte mi sono saltate comunque uscite o cose organizzate proprio per questo motivo, perché magari la sera prima si era fatto più tardi a causa, che ne so, di qualcosa, e il giorno dopo, insomma, non si poteva fare l'altra cosa perché l'altra persona non c'era. Che poi tra l'altro capita anche il contrario, capita anche che se si organizza una cosa la sera tardi, noi che siamo persone mattiniere non riusciamo ad andare perché magari, essendoci svegliati prestissimo il mattino, non riusciamo a fare gli orari degli altri. Infatti questa cosa mi è capitata quando andai a Barcellona. Sì, ogni tanto esce in mezzo questo viaggio a Barcellona, che comunque una delle sere, insomma, ci eravamo riuniti tutti quanti in una camera ed erano circa le 2, gli altri stavano continuando a chiacchierare, a giocare, a fare cose, e io crollai sul letto perché non ce la facevo più, dato che la mattina comunque mi ero svegliata presto e non ero abituata a fare quegli orari. Anzi, in realtà, se vi devo dire la verità, io alle superiori andavo a dormire alle 10:30, manco i neonati. Invece adesso che sono all'università, comunque avendo più cose da fare, avendo più su cui concentrarmi, dedico più tempo a fare tutto, e quindi magari mi capita anche di andare a dormire alle 11:30, mezzanotte, a volte ho fatto anche l'una, poi dipende ovviamente dalle situazioni. E niente ragazzi, questi secondo me erano i 5 vantaggi delle persone mattiniere. Fatemi sapere se voi, essendo persone mattiniere o essendo dormiglioni, magari trovate degli svantaggi o altri vantaggi rispetto alle cose che ho detto. E niente, io spero che questo vlogmas un po' più breve del solito vi sia piaciuto, ma in realtà dovremmo essere comunque sullo stesso minutaggio, perché vedo che sto registrando da 7 minuti, quindi facendo i vari tagli potrebbe uscire un video di 7-8 minuti comunque. Niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel pollice in su, commentare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, e in questo video non ho cambiato le posizioni come negli altri video perché appunto non ho tempo per farlo, mi dispiace. E vabbè, niente, noi ci vediamo domani alle 18 con un prossimo vlogmas, bella!